Finisce Reti Bianche il match tra Acquedolcese e Camaro 0-0, ma con tante emozioni nei 90 minuti giocati al Cicino Micale di Capodorlando. Si parte subito con la formazione Acquedolcese di Mezzanotte, che prova il break in area di rigore di Bartolo, gira bene ma non trova la porta. Sempre l'Acquedolcese pericolosa in avanti con il calcio di punizione dal limite, va lo specialista Mirko Camarda, che però non trova l'incrocio dei pali. È un ottimo Acquedolcese, soprattutto nel primo tempo, con questo tentativo di D'Amico che di controbalzo non trova la forza giusta per indirizzare a rete. E poi il Camaro alla prima azione offensiva rischia di andare a segno con questa ribattuta di Fugazzotto, che trova sulla traiettoria un difensore che con il corpo si oppone in qualche modo. Una quasi papera del portiere del Camaro, la Fauci, che rischia di mettere in movimento Milia, che però non trova il jolly della domenica da lontano. Poi ancora, mentre vediamo la disperazione di Milia, ancora l'Acquedolcese che si distende con Di Bartolo, che beffa il diretto marcatore, entra in area di rigore e viene messo giù da Lauro per il direttore di gara Pomara della sezione di Palermo. Non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Occasionissima dunque per l'Acquedolcese. Sul dischetto va D'Amico, che però si lascia ipnotizzare da La Fauci, che si distende e devia in calcio d'angolo. Con il montaggio siamo nel secondo tempo e la squadra messinese che si rende pericolosa con Cutè, che supera Barone ma poi calcia sull'esterno della rete. Poi ancora questa mischia in area di rigore con un contatto proibito tra Lauro e il giocatore Di Bartolo con la maglia numero 9, con il nulla di fatto. Poi c'è il gol annullato a Pettignano per fuorigioco di un compagno davanti al portiere, il direttore di gara che non convalida dopo la segnalazione dell'assistente. Dopo pochi minuti il gol del Camaro viene invece annullato su calcio di punizione direttamente da parte di Cappello, perché un giocatore, in particolare Milia, si è staccato dalla barriera. Grandi proteste da una parte e dall'altra. Qui D'Amico viene fermato in fuorigioco prima della battuta a rete, e poi il match si conclude con quest'ultima occasione per il Camaro, che si fa vivo dalle parti di Barone con il tentativo al lato in scivolata dell'attaccante in maglia nero-verde. E ancora sulle azioni del Camaro, che prova il colpaccio nei minuti finali, tra l'altro un Camaro che ha chiuso in inferiorità numerica. Si chiude la nostra sintesi, dunque l'Acquedolcese ferma sullo 0-0 il Camaro, ma come abbiamo visto al termine di 90 minuti ricchi di tensione ed emozioni.